Cerchio Firenze 77. La fonte preziosa. Le serie di sentire, dal più semplice al più complesso, sono le individualità. Ma poiché il sentire più complesso comprende il più semplice, nell'individuo inteso come momento di questa serie, cioè in noi quali ci sentiamo, nasce l'illusione di provenire da e di tendere a, cioè l'illusione dello scorrere. Ma poiché il sentire più complesso è il sentire assoluto che riassume e comprende in sé ogni sentire fino ai più semplici, questa illusione sfocia nella realtà di Dio. Noi, quali ci sentiamo, quali crediamo di essere, esistiamo solo nell'illusione della separatività. In realtà esiste solo Lui, ma poiché Lui è sentire assoluto che comprende e riassume in sé ogni sentire, ciò garantisce che la nostra esistenza non finisce col finire dell'illusione. Ripeto, il fatto che il sentire più complesso comprende il più semplice genera nell'individuo l'illusione di provenire da e di tendere a, e nella sua mente l'illusione del divenire, ma è lo stesso fatto che realizza l'unità del tutto unendo come un filo tante perle in collane. Sentire elementari corrispondenti a sensitività di piante e di animali, a sentire più complessi corrispondenti a visioni limitate e circoscritte della realtà come sono nell'uomo, e poi a sentire sempre più complessi corrispondenti a visioni sempre più ampie, e poi a comunioni sempre più estese fin oltre l'ultimo scorrere, l'ultima separazione, l'identificazione in Dio. Come il selvaggio non diviene santo, ma l'uno e l'altro fanno parte di una stessa individualità, così noi, quali ci sentiamo, quali crediamo di essere, non comprenderemo mai Dio, ma facciamo parte di un'esistenza che in Lui si identifica. Il rapporto che esiste tra noi e la nostra individualità è lo stesso che esiste fra la nostra individualità e Lui. È come il sentire dell'individualità è il sentire tutti i sentire individuali al di là della successione, così il sentire assoluto comprende il sentire di tutte le individualità al di là della separazione. Ma il vero senso di queste parole traspare se si comprende che in Lui non può esservi distinzione io non io, che in Lui non può staccarsi o giungere o tornare qualcuno, perché Egli è in realtà eterno e indiviso essere. Come spiegare più chiaramente ciò, Padre? Questo tuo essere tutti noi che ci conduce a riconoscerci in te. Come dirlo se nel momento che ti chiamo o quando ti penso non chiamo te e non penso a te, perché tu non sei quello che riesco a pensare? Le parole non servono, perché appartengono a un mondo che si fonda su ciò che sembra e tu sei. La nostra mente ci fa credere un io separato e tu sei un tutto uno assoluto.
Il nostro sentimento ci assoggetta all'illusione del trascorrere e tu sei la realtà che non conosce sequenza. Come avvicinarci a questa realtà se non abbiamo il coraggio di rinunciare a credere che l'io sopravvive? Noi, quali ci sentiamo, non siamo immortali. La nostra consapevolezza finisce per lasciar posto a un'altra, più grande consapevolezza, fino a che sentiamo che tu solo esisti, che tu solo sei la realtà. Ma neppure questo è l'ultimo sentire, è l'ultimo dell'illusione. Oltre è l'eterna realtà del tuo essere, di fronte alla quale solo il silenzio è giusta voce.